Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video dove si parla di funnel di contenuti. In particolare voglio rispondere alla domanda di tanti, cioè questa: Matteo, devo per forza creare contenuti? Cioè devo per forza fare un video al giorno o un post al giorno o un articolo a settimana? Cioè devo per forza sbattermi a creare contenuti? La risposta è ni, cioè se sei in un'industria, in un settore dove tu lanci un prodotto nuovo, non hai bisogno di creare in realtà grandissimi contenuti, cioè ti basta fare quei due o tre post o video, anche solamente un video promozionale, ti potrebbe bastare solo quello. Che se è un prodotto nuovo, rivoluzionario, qualcosa di mai visto prima, qualcosa che ha un ingrediente segreto, qualcosa che potrebbe anche essere semplicemente il mega trend, allora lo vendi facile anche se non crei contenuti. Quindi se hai una cosa appunto nuova da buttare sul mercato, ti basta fare un paio di annunci, non hai bisogno di fare un video al giorno o mille post, mille articoli, probabilmente funzionerà anche senza la creazione massiccia di contenuti. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, i contenuti aiutano veramente tanto. Immaginati quando visiti una pagina Facebook o un profilo Instagram di un'attività che ti interessa, magari vuoi comprare un prodotto o un servizio. Se vedi che ci sono 4 post in tutta la loro vita, cioè quanto è brutto quando entri in un profilo Instagram, scorri giù e non c'è niente, cioè ci sono 4 post, poi vai giù e tutto nero, no? Vuoto. Ecco, è bruttissimo. Oppure quando vai in una pagina Facebook e vedi che l'ultimo post è di un anno fa. Io ragiono sempre così, cioè mi metto io da consumatore e ragiono, no, quando vado a comprare, cioè mi immagino, no, come reagisco io quando effettivamente vado ad acquistare. Allora io quando entro in una pagina web che è orrenda, o quando vedo i social non aggiornati, o quando vedo, non so, una pagina Facebook dove siamo a Ferragosto e l'ultimo post è a Natale, dico, boh, forse c'è qualcosa che non va. Quindi in questi casi, anzi nella maggior parte dei casi, quando si tratta di business normali, che non sono in trend, quindi di attività che fanno il loro business normalmente, ecco, la creazione di contenuti aiuta veramente tanto, aiuta a fidelizzare i followers, aiuta a raggiungere nuovi followers e poi trasformarli in clienti, ma soprattutto c'è un aspetto che nessuno considera, che è l'aspetto dell'autorità. Cioè per il semplice fatto che tu crei contenuti, vieni percepito dal pubblico come autorevole in quel settore. Quindi puoi far pagare di più anche i tuoi prodotti o servizi, puoi ricevere più proposte di collaborazione, puoi fare comunque più business in generale. Ed è pazzesco questo, io ho persone che mi hanno fermato per strada dicendomi: ah ciao, ma tu sei Matteo, cavolo, ti seguo su YouTube. Capisci? Cioè è assurdo, no, questa roba? Sei quasi famoso, tra virgolette, all'interno della tua nicchia. Perché? Perché crei contenuti. E tutti sono degli ottimi consumatori di contenuti, ma veramente in pochi sono dei buoni, anzi ottimi, content creator. Quindi impara a creare contenuti ed è semplice farlo, basta che studi quello che avviene all'interno della tua nicchia, all'interno del tuo settore, basta mantenerti informato e poi condividi ogni singola cosa che impari. Non so, c'è una novità all'interno della tua industria, boom, fai un video, fai un post, fai un articolo e lo condividi. Impari qualcosa di nuovo oggi? Lo condividi. C'è qualcosa di rivoluzionario che sta uscendo oppure hai la tua opinione su qualcosa? Condividila. Vieni immediatamente percepito come un'autorità all'interno del tuo settore, semplicemente perché ti esponi, crei contenuti e condividi ciò che sai. Non serve a niente tenersi le cose dentro. Io sono sempre stato dell'idea che se impari qualcosa è giusto condividerla, perché può aiutare altre persone e questo aiuterà di conseguenza anche il tuo business. Quindi i contenuti servono? Sì, servono. Ti possono veramente fare la differenza nel tuo business. Impara a crearli e vedrai come aumentano in maniera esponenziale i followers, le vendite e in generale le opportunità che ti arrivano. Un abbraccio, ci vediamo al prossimo video.